Bella, ciao a tutti ragazzi, buon pomeriggio, ciao Alvettino, com'è? Tutto a posto? A Londra tutto a Boston? Ah, eccoci qua. Ai, che pomeriggio. Dai, iniziamo bene, 4:30, siamo più o meno puntuali. Allora, andiamo avanti, sperando di trovare la soluzione, finiamo questo White Knight. Vediamo un attimino. Ah, cazzo, sono qua. Non mi ricordo più neanche. Ah, ok. Ma scusa, ma che cazzo? Aspetta un attimo. Testo comandi audio continua. Ma scusa, non mi sembra un po'. Non è 1920? O sì? Vediamo. Tre donne, forse una di loro, chissà perché sorrideva. Ah, guarda la luce. Ecco quello che ieri mi mancava. La luce. La lucetta. Luminosa. Luminosa. Comunque non mi sembra 1920, beh, così a spanne. Non usare le due mani, usa ste cazzo di due mani. Eccola qua, la lampadina magica. Allora, qualunque sia il ritratto, ti guarderà sempre negli occhi. Ok. Niente, abbiamo fatto. Quindi abbiamo la lampadina, possiamo tornare dentro. Boom! Adesso la facciamo saltare sta stronza di una vecchia. Finalmente un po' di potere contro il buio. Oh. Allora, mamma cara, ti prego di non preoccuparti. Hanno iniziato lo stipendio di Robert, ma dovrebbe riuscire a non perdere lavoro. È così che va con questa crisi, anche se dovremmo sopravvivere con 20 o $25 a settimana. I quadri peggiori sono quelli degli angeli, ti seguo con lo sguardo di tutta la casa, mi rendo rigido. Bella, Adrià. Cucio molti pasti insieme per non sprecare il gas. Ah, cuocio, non cucio, cuocio. Raccolgo vestiti usati e le resistiamo. Ovviamente compro solo il pane del giorno prima, almeno se è secco i ragazzi lo rivogliono in un boccone. Siamo fortunati, nessuno di loro si è ammalato, ma... L'inverno è in arrivo. La settimana scorsa siamo andati al cinema con Paul a vedere l'angelo azzurro di Marlene Dietrich. Che donna! Ecco 5 dollari. È meglio che possa fare per ora, ma presto sarò lì da te, riguardati. Va bene. Si riguarda. Oh. Ok, il tipo col coltello l'abbiamo visto anche ieri. Sì, è un gioco ambientato in una casa, in una per ora perlomeno. Minchia, la bara, pensa che vita di merda. La bara usciva un odore esabondo di morte e putrefazione. Ieri abbiamo seppellito madre, mentre tutti piangevano, me le dicevo, guardavo la bara lenta e scendeva sotterra, era come un oscuro rituale. È tornata da dove, de
È tornata dove deve stare, cazzo, gli vuole bene. Alla terra non interessa, la terra non ha teme, la terra non ha orecchie per sentire le sue grida, né pelle per sopportare le sue percosse. Ma di notte, la mia stanza, non appena ho sentito la candela, ho sentito un respiro nel mio orecchio e la sua voce: "Ti salverò", ha gridato. Sarà accorsa per vedere cosa stesse succedendo. Le ho chiesto di dormire con me. Ho sognato madre tutta la notte, che andava per la casa. Figa, è un incubo, è un incubo. Con quei suoi occhi ciechi, come un lupo, attendeva dietro la porta della mia stanza. Il dottor Rosenthal dice che può capitare a chi è in lutto. Si inventano le cose, per me è solo terrore. Non mi sto inventando niente. Margaret non se n'è mai andata. Niente, 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 mai una gioia. Dove cazzo è la luce sta stanza? Ecco. Guardala lì, figa, in agguato. Guardala lì in agguato, sta stronza. Non se ne va, eh. Sembrava completamente immerso in quel libro. Porco Diaz. Cappa, giovane bro. Dai, 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 mica non mi fa entrare nella stanza sto figlio della merda, capito? Ma stavo pensando dall'altra parte se andare o meno. Che cazzo è la luce in sto posto? La porta, la porta. Ecco, chiusa. This is what the night looked like. Limited perspective is as closed as this door. La tipa è stronzina, è stronza forte. Margaret Vesper, 1880. Che cazzo è morta a 39 anni? Che vita di merda. Dove cazzo è la luce? Qua si aprono ste barre del cazzo. Fango fresco di New, le barre erano state sepolte molto di recente. Ah, ma c'è... Ma vaffanculo, ma vaffanculo Selena di merda. Cioè, ma dove... Sta sempre dappertutto star cazzo di cosa. Ma che palle. Vabbè, poi salvo, raga. Mi sono rotto i coglioni di rifare sto pezzo 20 volte. Sì, ho giocato roba peggiore. Brucia, bastarda. Finalmente si vivo con un bambino che si gode la luce del giorno dopo un brutto giorno. Ok, di qua ci doveva essere la scatola, giusto? Sì, ok, qua. Ah, che cazzo di cose. Qual era il suo posto? Ma chissà. Qual era il suo posto? Bah, chi lo sa. Andiamo a mettere la lampadina a bruciare l'altra strega, va. Poi dovrei tornare di qua, però, in teoria. Paura del buio. Io ho paura del buio, giovane. Però mi sa che... Boh, c'ha... La grafica non è 1080, non lo so, sai. Bruciamo la vecchia, va. Mi piace questa presentazione stile fumetto di Landog. Sì, molto bella, l'ho scelto per questo il titolo. Il titolo comunque è vecchio, avrà 5 anni, credo. Almeno 5 anni. Sì, caduta dalla sedia la Vegia. Questa roba abbiamo già preso, va bene, salviamo, va. Incazza la poltrona. Qual è la poltrona? No, non era qua la poltrona. Che cazzo era? Non sono uscito da qua io. Dai, oh.
Ma seri, dov'è? Mi sono perso la poltrona, ma che vitaccia brutta. Mi son perso la poltrona. Immagini i corpi mutilati con una cura maniacale. Va bene. Allora, qua andiamo Doran prima, però io volevo salvare, ma se non lo trovo... Madonna, è sempre buio, ho finito i fiammiferi anche. Ah, eccola qua dove era, fanculo a lui. Allora, salviamo. No, no, le scale dove sono morto prima, Adria. Però salvo, perché questo qua è il classico gioco bastardo, che se muori ti fa rifare tutto. Io dovrei andare in cucina a prendermi i fiammiferi, però la vedo brutta. La stronza è sempre qua, eh? Non si muove. Mi sa che mi tocca andare dall'altra parte. Però sono... non c'ho fiammiferi, raga. Non c'ho le fiamme. C'ha delle visuali di merda, a dire la verità, sono veramente fatte male. Ma è legata? Cazzo, è legata ma non posso passare. Passare. Questa abbiamo già letta. Cazzo, non ho più fiammiferi, buttano la miseria. L'ultima cartuccia. Questa abbiamo già letta. No, mi tocca andarmi a riprendere i fiammiferi. Ce n'ho comunque pochi, anche se dovessi rifare il pezzo. Che vita di merda. Eh sì, bravo. Bravo, bro. Bravo. Adesso che facciamo? Bravo, ragazzi. Adesso senza fiammiferi che facciamo? Ah, vado a morire, va. Vado a morire ammazzato. Devo far nulla senza luce. Ma la tipa non mi vede al buio. Ah, mi ha preso adesso. In serial game, come vecchia Resident Evil per capirci, dove avevi i nastri della macchina da scrivere? Dov'è? No, cioè, i nastri della macchina da scrivere. No, non ci sono nastri qua. Però secondo me nella prossima stanza c'è qualcosa. Perché la tipa non mi ha preso. Com'è che non mi ha preso? Ah, è proprio lì, eh. È proprio lì davanti. La luce, ho visto che c'è la luce. Brucia! Brucia, brutta lurida. No, non c'è il checkpoint. Dopo alcuni... No, lì non c'è il checkpoint nel gioco, Alvin. Alvin, Adriano. Ah, ok, non avevo capito. Pensavo che stessi parlando del gioco, scusami.
Dopo alcuni spiacevoli incontri con madre, ho deciso di sigillare alcune porte. Sembra che funzioni anche se il suo corpo sfida le leggi stesse della fisica. Nelle notti più scure era in grado di camminare in giardino, quindi ho sbarrato finestre e persiane. Occasionalmente il vento le riapre. Che situazione ridicola. Questa casa sta diventando la tomba di un faraone. Ok. Ah, quindi l'ho bruciata anche dall'altra parte. Ottimo. Ritratti di uomini, ero quasi sicuro di aver incontrato alcuni di loro. Ok, allora aspetta, prima di andare da sta parte però, voglio tornare lì dove è bruciata la tipa perché sicuro, 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 sicuro c'è qualcosa da fare. Visto? Qua, questa parte qua, bang, bombale. Dai, vuoi che non ci siano fiammiferi da sta parte? What the Due cocchieri. Margaret si arrabbia facilmente sfogando sulle stanze della casa. Ho dovuto nascondere le chiavi per impedirle di portarsi con sé in qualche luogo oscuro. Lei ha colto l'opportunità per costruire dei nidi vicino ad alcune chiavi, a cui ho dovuto rinunciare. La sua aura diventa sempre più forte ogni giorno che passa. Devo trovare una soluzione. Bella Goz, benvenuto. E quindi mi ha fatto fare sto pezzo così? Ma solo per... Cioè, tutto sto casino... Ah, ma è una porta questa. Ok, mi serve la chiave che sarà sul piano di sopra. Però mi servono anche i cosi, me li devo andare a prendere, raga. Devo andare in cucina. Sto bene, grazie, grazie all'interessamento. Sto abbastanza bene, perché dire bene poi sembra che gne gne, però abbastanza bene, abbastanza bene. Poi fin quando streamo va bene, alla grande. Allora, secondo me la chiave è sopra adesso. Ok, ora possiamo salire, credo, al piano di sopra, fa vedere. She had climbed the stairs like a diva heading back to her dressing room. Me, I was barely able to stand up. And I was trying to follow a star in the midst of black holes. Oh. Whoa. I never felt so relaxed. Non era mai stato così rilassato, hai capito? Allora, che avete sbloccato? Incontro con una star. Capitolo 3, una stella non può bastare. Ok. Come se sono andato al ridicolo di quella montagna, l'avevo già vista da qualche parte. Ah, Cristo, sti fiammiferi stanno diventando un'ossessione. Il crocifisso sembrava più di un avvertimento, un simbolo di fede. Dai, mica sta cominciando a diventare un labirinto sta casa, però, eh.
Anche oggi mi sono svegliato di scatto, sentivo come un peso sul mio petto. Le ombre sembravano addentrarsi sempre più, spinte dall'odio, il suo odio. Quella maledetta non mi lascerà mai. comunque. Sì, ma è grandissima, è grandissima, è grandissima. Poi, mentre ascoltavo che striscia mi avvolgeva via le gambe, mi sono ricordato dei fiammiferi che tengo nella tasca del pigiama. Ne ho acceso uno ed è sembrato che la stanza si gonfiasse, tornando alle proprie dimensioni originali. Non riuscivo più a dormire, sono andato in città, dovevo fare qualcosa. Questi momenti di pace sono sempre più evanescenti. C'ha ragione, bro. Però io volevo andare dall'altra parte, però. Adesso vediamo dove sbuchiamo. Ancora un po' di fiammiferi ce li ho. Cioè, prendete la parla di un serial killer, la storia. È il 36, l'anno in cui scopro il Jazz Club di Harlem, il Savoy Ballroom, il Radius Club e il Log Cabin, il Cotton Club, il Theatrical Grill. Sì, ha già rotto i coglioni. Aspetta, fammi vai avanti. In America i bianchi impiccano gli afroamericani. Roosevelt e il New Deal non cambieranno nulla. William, perché il tuo paese si spara nei piedi per cercare di curare una malattia immaginaria? Una sera Jim mi spinse a salire sul palco. Sono triste e ubriaca, mi viene da cantare uno stev, che non so neanche cosa sia. Una canzone. Ah, ecco, una canzone tradizionale della mia terra. Ok, mi chiamo. C'è un botto da leggere. Grazie a quella canzone, Amazon comincia a chiamarmi piccola. Scusate un attimo, raga, un minuto solo che prendo una roba. Qui qua, scusate, devo prendere l'acqua perché stavo. Cioè, c'ho un caldo. C'ho un caldo che sto impazzendo, cazzo. Allora, dove siamo arrivati? Grazie a quella canzone, Armstrong comincia a chiamarmi piccola stella del nord. Caro vecchio Luis, quanto sei lontano ormai. Ok, qua è buio. Qua si salva. Qua si accende la luce. Io l'accendo. Siamo sì, vai. Ok, cominciamo a salvare qua perché abbiamo fatto un bel pezzo. Una testa vuota di pensieri e ricordi, più o meno come mi sentivo io. Jim ama il jazz, lo ama veramente, così dolce, dice che sono la sua principessa della neve. Siamo a maggio del 36, Jim pensa che la costa ovest non ci basti più. Il jazz se ne va da New Orleans a New York, dove i club impazziscono. Si balla, si canta e la festa non finisce mai. Ecco perché quell'anno tutto cambia. Jim dice di amarmi. Ho 24 anni e lui ne ha 15 in più, ma non mi importa. È il primo vero uomo che abbia mai davvero conosciuto. Vuole aprire un ufficio a New York e trasferirsi con me. New York, ci pensi? Ma la band non vuole. Gaz ha un figlio, Marco sta per sposarsi e a Bill non piace New York. È la fine di Selena and the Frozen Sun. Jim dice che non importa, il pubblico vuole te e avrà te. I miei genitori non vogliono. Se me ne vado non sarò più la loro bambina. Mi sa che l'ha ammazzata Jim. E basta leggere. Quanta roba c'è da leggere? Ieri Luna mi ha abbandonato. Un cielo senza fondo. Ho provato ad aggiustare i cavi in casa, ma sono scappato. Mi rimaneva solo lo smog. Sono andato in città per scoprire se Serena non avrebbe cantato. Maledetta sfortuna, ho bevuto molto. Ubriaco mi sono seduto al piano, come faccio a casa. Ho improvvisato un lamento jazz. Quando ho alzato la testa, lei era là. Un bicchiere in mano, qualcosa è esploso dentro di me, ha cominciato a cantare spingendomi a continuare. Poi ha detto: ho incontrato i pianisti dal dita d'oro, ma le tue sono fatte di carne, il tuo è un tocco umano, hai talento. Abbiamo bevuto tutta la sera e parlato del passato. Ha cominciato a piangere, io non sapevo cosa fare. Il suo volto tirava la luce come una luna crescente. Vuole che suoni per lei, con lei. Sono così felice, sono fuori di testa.
Ok. No, basta leggere, però, fatemi giocare un po'. Cos'è sto culo? Un corpo scheletrico come una ferita marcescente sul paesaggio. Sembrava un sedere, a me, a dire la verità. Vabbè, il letto sembra sporco di sangue o sporco direttamente, comunque. Vabbè. Un cappello da uomo, spera di non incontrarne il proprietario. Ok. Questo abbiamo già letto, tutta sta roba, però. Tutte le donne ammazzate. Queste sono tutte le donne che il serial killer ha fatto fuori. Ieri era il compleanno di madre, mi ha tormentato tutta la notte, la sua voce come quella di un insetto, i suoi insulti mi hanno fatto impazzire e i colpi graffi mentre dormivo. Dov'eri, Luna? È stata con lontana così tante notti. Ah, della Luna parla proprio della Luna nel cielo. Sono sceso dal letto, ho preso la macchina, ho giunto in città, ho visto quella ragazza sola sul marciapiede. I suoi capelli erano neri di un colore che è a borro. Ho aperto la porta della macchina, lei era ubriaca e congelata, è salita. Il coltello era sotto il sedile e non ho avuto la forza di farlo. Ah, ecco, vedi che lui è il serial killer. L'ho già portata qua, legata alla sedia preferita di madre. L'ha già insozzata per la paura. Ho indossato la maschera in un abito adatto e ho cominciato a tagliarla sugli avambracci e sulle cosce. Sangue ovunque. Mi sono sentito male, è uscito per vomitare. Non è bastato, nessun segnale da Luna. Nel frattempo, madre e il suo coro di ombre deridevano il mio fallimento. Cattivo bambino, vergogna della tua famiglia. Stronzate, ora vedrai. Altro che noir. Allora, un notevole corso di libri di astronomia. Questa è chiusa. Cazzo è il cesso? Asciugamani nel tragetto ricordi del passato di prosperità. Le porte aperte erano marce. Una merce rara ultimamente. Il profumo del bosco all'esterno è una tentazione insopportabile. Che cazzo stai in quella casa a fare? Cara Margaret, non potrò passare tutti i giorni per curare gli attacchi del tuo marito. Come già ti dissi, a questo punto del corso della malattia sono inevitabili e destinati a peggiorare. Capisco la tua preoccupazione, soprattutto considerando le tue responsabilità all'interno dell'impresa Vesper, ed è per questo che ti invito a prepararti al peggio. Harry si rifiuta di essere mandato in ospedale, le sue ultime volontà comprendono il desiderio di stare con la sua famiglia fino alla fine. Questo era il cesso. Il cesso c'è in ogni. Finché non fossi completamente sicuro, non l'avrei neanche toccato. Ok, bro. Era chiaro che Margaret incarnasse il lato oscuro della famiglia. Ah! Cibo, qualcuno ha mangiato qui. Ah, che vita di merda. Diario di William. Stavo studiando il rito sacrificale americano quando sono saltati i fusibili. Le ombre mi hanno afferrato e scagliato a terra, trascinandomi verso il magazzino. Sono riuscito a schiacciare un interruttore, l'elettricità mi ha salvato. Furibondo ho afferrato il pugnale e la maschera, sono tornato dalla ragazza, mi sono seduto su di lei e seguendo il mio istinto l'ho pugnalata nel ventre. La matrice sacra, la sua pelle bianca come la luna, diventava più rossa con ogni colpo. E allora ho visto il compimento di un'arte più alta, l'opera di trasformazione, dal bianco, l'albero alchemica, all'arbedo. Il rosso conclude la magnum opus. Comunque, la porta automatica non è un bel segnale. No, decisamente, decisamente. La tintura attiva dell'esire filosofale che scorreva sul mio corpo. Ma questo è fuori di testa. Inebriato, versato tutto il suo sangue all'interno fino all'ultima goccia. E mi sono immerso nel suo corpo mentre guardavo la vita lasciarlo. Quindi mi sono girato. L'occhio argento di Luna era tornato e ci fissava dalla finestra.
Le ombre erano silenziose, sono libero, credo. Il sangue ha parlato. Ho trovato il modo di zittire la notte. Perché traiazza? Vabbè, andiamo al buio, andiamo. Bella, Ivan, grazie del like. William, mio figlio, mi si spezza il cuore a pensare che tu mi possa vedere in questo stato il giorno della mia dipartita. Ammiro il tuo coraggio e non so come ringraziarti per aver pensato a me, come a tuo padre, non come un pazzo o un malato fino alla fine. Sono stanco e mi tremano le dita, ma vorrei dirti ancora così tante cose. La morte è una cosa terribile, William. Ti rende deboli e vigliacchi, ci porta via ogni cosa. Vederti crescere mi riempi di gioia, mi hai reso più che un semplice uomo. Sono un padre, spero di averti insegnato abbastanza. Non fidarti di tua madre. Ascoltala, e ubbidiscile, ma non fidarti. Quando compierai 20 anni assumerai il controllo delle fabbriche Vesper. Sarai ancora giovane, ma avrai consiglieri saggi e fidati. Ascolta sempre Jack Win Winterston. Jack Winterston, lo conosci? Col tempo capirai che è un amico insostituibile. Allora, solo allora sei libero da lei. Devo dormire. Hi, Drop. How are you? Ah, mica, che famiglia di pazzi, che famiglia di matti, porca troia, ma guarda te. Bella, siamo arrivati dove ci sono i ganci. Ah, pensavo di essere morto. Tutto a posto, Drop, tutto a posto, grazie mille. Va bene, pensavo di essere morto, ma così non è. This room was different. It was a dead space. A breach opened in the night. A world trying to mimic another. Memories, maybe. Suppressed memories. Sadness. Letting myself fall into a trap was starting to be a bad habit. Quindi? Quell'odore di alcol e sigarette, un bar, forse un club. Oh, bro, però ci dobbiamo togliere. Oh, aspetta. Se sto troppo al buio, muoio. Quell'odore di illegalità, povertà e solitudine. Chi è che non ha conosciuto un bar illegale? Che cazzo è? Mi sentivo sempre più stordito, dovevo uscire il più in fretta possibile. Ho capito. Però se non mi accendi le luci non possiamo uscire da qua. Dove sei tu? No, al buio non ci vado, muoio, cazzo. Muoio, muoio al buio. Dovevi uscire, bro. Lo so anch'io che devi uscire, ma se non mi accendi la luce non so neanche dove devo andare. Oh, dire. No, dai, veramente? Ok, il piano. Che incubo. Riposo in pace, era davvero quello che voleva. Che spreco. Ma c'era una chiave sopra? No, è un catenaccio, un crocifisso. Secondo me devo andare prima di là, nel letto. Non riuscivo a immaginare una situazione così misera, caduta davvero in basso. No, non voglio spegnere. Mi sa di sì, bro.
Quel buco si vedeva solo la luna, che fosse un caso, che è l'ombra del dubbio. C'è nient'altro? Qualcosa da leggere qua? Libri di astronomia, la luna, crateri, mare e miti. Eh sì, dove cazzo sono i fiammiferi? Ma scusa, me li ha tolto i fiammiferi? Ne avevo ancora? No, non è qua. Ho sbagliato, scusate. Ne avevo almeno 7-8, me li ha tolti. Come mai? Quindi la soluzione è qua. Secondo me ci muoio. Adesso mi mangia qualche bestia. Allora, qua c'è un gancio. Vorrei prendere il gancio, ma mi sa che non posso. Non potevo fare nulla senza luce. Ho capito, bro. La luce. Ok. Scusa, mi fa. Mi sa che il gancio non riesco a prenderlo. Un bambino è stato trappolato a lungo qua dentro, troppo a lungo. E la soluzione è qua, sorella. Vedi? Però non c'ho fiammiferi, mi dice. Che non è vero che non ce l'ho, ce l'avevo i fiammiferi. Di notte, quando la luna fa cavolino, le ombre smettono di gridare. La guardo più a lungo possibile. Sento il mio corpo riscaldarsi e ne paro per farla restare. Quando smetto di guardare, ancora lì, davanti ai miei occhi, come se potesse restare impressa nella mia mente. Credo sia per questo che amo la notte più del giorno, anche se la notte è molto pericolosa a causa delle ombre. E a causa di madre, se la luna potesse uccidere, io sarei salvo e la luna prenderebbe il suo posto. Ho solo 12 anni, ma non voglio morire così, al buio. Vita di merda. Credo anch'io, sai, credo anch'io, però non c'ho nulla. Quel buco si vedeva solo la luna. Aspetta un attimo, ma se io spengo tutte le luci, dovrebbe esserci il riflesso della luna, no? Che non è stata una bella idea. No, non è stata proprio una bella idea stare al buio. Perché anche non posso stare troppo al buio, sennò impazzisco. Giocare senza movimento il letto veniva spostato. Ah, ecco! Spostato spesso, quindi magari c'è qualcosa sotto. Fammi vedere. Colpiscilo, sorella.
Oh, guarda. Una chiave? Nell'ombra la chiave tendeva. Ma che cazzo c'è attacca? Ah, solo così. Beh, comunque sta cosa che non ho fiammiferi mi fa un po' incazzare, eh? Diario di Margaret, estratto con... Harry si contorceva sul letto, le mani strette convulsamente sulle lenzuola come se fossero catene. Dalla entrata era cominciato a gridare. È posseduto! Le ho detto di svegliare la servitù e chiamare il dottor Rosenthal. È stata fin troppo contenta di andarsene. Mi sono avvicinato a Harry, in oscurità i suoi occhi erano come palle di mercurio, gli occhi di suo figlio, il suo petto era coperto di cicatrici, graffiato dalle sue stesse unghie. Mi ha afferrato la gonna sibilando. Eccoti qua, Troia. Minchia la madre. Mi ha tratto a sé verso lo scenico rigonfiamento dei suoi pantaloncini. Il passato e il presente si sono uniti, tracciando una linea di sangue verso il futuro. Un uomo perduto e distrutto, proprio come mio padre. Ero condannata, Dio mi aveva voltato le spalle. Che ha peso. Allora, qui è chiusa da una cosa proprio prima. Guardiamo qua cosa c'è di bello. A volte sembrava che la casa non volesse perdere la propria magnificenza. Oh, accendi. Il delirio di un folle, o Selena aveva davvero vissuto qui. Il rossetto, carta da culo. Questo cos'è? Una boccetta di profumo francese, una spazzola. Ok, l'oggetto in cui ogni donna ha bisogno. Tre fiammiferi. Ma abbiamo finito di guardare qua? C'era un ultimo pezzo da guardare, no? Tipo questo. Un qualche idea della fertilità. Cianuro, un profumo piuttosto fuori dell'ordinario. Devi trovare il modo di dominare la stanza della luna. Bella Domenico, bella Ivan, grazie dei like. Ah, oh, i fiammiferi. Sempre cosa buona e giusta. Vetri rotti, in temporale o un litigio? Questo mi ha mica letto, vabbè. Ok, spostiamo la sedia. Prodotti per la pulizia, vabbè, niente, cazzate. Porca troia, sta vacca sempre qua di fianco. Come faccio ad andarmene da qua, a liberarmi da questa? Minchia, corri, porca, corri, aiuto, vita di merda! Devo andare a salvare, ragazzi, devo andare a salvare. In her eyes. We were bound. She was trying to guide me, to draw me to her, like a dream which has to be dreamt just to be. She had helped me stay alive until now. This was more than enough to want her presence. Devo trovare un salvataggio, bella gente.
Ah, questa è la stanza di prima del culo. Questo non mi fa salvare sto punto qua. No. Qua c'eravamo già arrivati prima, vero? Anche questo avevamo già letto. California, tuo fiore, di California, dice, capelli. Abbiamo già letto questo qua, no? Non mi ricordo se l'hanno già letto bene. Ok, fammi salvare. L'unica cosa è che se muori devi rifare tutto il pezzo. È veramente, veramente ansia. Bella Ken, grazie alla condivisione del like. Va bene, andiamo avanti per questa casa. L'interruttore sembra non funzionare, ma ok. Harry Vesper, 1874, 26 agosto 1913, finalmente la pace. Non avevo idea che fine avesse fatto, ma avevo sentito ancora la presenza. Impossibile una. Ah, cazzo, non può scappare perché lui è ferito. Negli ultimi anni la Vespa ha prodotto e distribuito lungo tutta la costa est una linea di vestiti divenuta famosa in virtù dell'unione fra semplicità, elegante e fibra robusta. Eccezionalmente la compagnia è riuscita a sopravvivere piuttosto bene alla crisi, se si considera che nell'ultimo periodo la maggior parte delle industrie tessili nell'area di Boston ha chiuso i battenti. La compagnia è riuscita in 10 anni ad adattarsi alla situazione e a godere di un costante aumento delle vendite, affrontando un unico periodo nero tra il 1913-19 dopo la morte di Harry Vesper, erede e fondatore Vesper. Un radicale cambio di strategia ha portato inizialmente il marchio verso un mercato di più alto profilo, ma la direzione si è nuovamente invertita nel 1934 con l'arrivo di William a capo dell'azienda. I prodotti sono offerti a bassi prezzi, una scelta molto apprezzata in questi tempi difficili, e l'azienda continua a fare affari avendo in più la coscienza pulita. Ottimo. Chiedi alla signora se gli accompagni i giri? Sì, la signora mi mangia fra un po'. Sì, qua sono quei ragazzi, forse quella casa? Quella casa viveva di ricordi. Vabbè, sto pezzo l'abbiamo visto tutto quanto, no? Sento qualcosa come vermi. Dai, stronza, vattene via. Dai, ma seri! La caduta di Vespa. La Vespa è una vera e propria istituzione di Boston, è riuscita a restare a galla nelle recenti peste economiche. La gente era convinta che sarebbe riuscita a sopravvivere a qualsiasi cosa. Oggi, però, nel periodo di ripresa garantito dal New Deal, è impossibile segnalare di un rapido declino delle industrie Vespa. Licenziamenti, mancate consegne, investimenti ingiustificati. Sembra che la compagnia stia collassando e molti impiegati di lunga data sono preoccupati. A tutt'oggi, William, erede amministratore delegato alla società, rifiuta di commentare la situazione. Vabbè, ma non si accende qua il coso? Fammi appicciare qua. Il disegno di un bambino con la scritta papà era il corpo di Harry Vesper. C'è qualcosa che brulica di insetti sul letto. Le candele erano consumate molto tempo prima. Ma
Io però voglio accendere la luce, ogni volta mi tocca scappare, se no. William ha 6 anni, sognava ad occhi aperti. Figa, la maschera di Cthulhu? Siamo a giugno, ma non saprei dire che giorno sia. Non sto solo impazzendo, anche la memoria mi abbandona. Mio padre mi ha lasciato due cose: una delle maggiori imprese di Boston e questa malattia che mi contamina il sangue. Mi demolisce e mi tiene lontano dalla mia famiglia. Quando mi riprendo da un attacco, mi sento vuoto e stanco. E non so. E so che si tratta solo di un breve respiro prima del prossimo. Sapere che William mi vede in queste condizioni mi spezza il cuore. Nonostante gli sforzi per risparmiargli questo dolore, il suo affetto per me non è cambiato. Per questo il mio amore per lui cresce. Margaret, invece, mi trovo disgustoso e non fa niente per nasconderlo. Non è una moglie né una madre. È un lupo pronto a farti a pezzi al primo segno di debolezza. Lotterò fino alla fine contro di lei. Il coraggio non deriva da una rigida educazione e non è il retaggio di un passato glorioso. Mica ste mosche mi stanno facendo uscire di testa. Coraggio significa affrontare difficoltà rimanendo solo se, rimanendo se stessi. Questa è una cosa che non mi manca. Spero che anche William l'abbia capito. Ma non si è. Oh, bramè, bruciassi insetti del cazzo! Oh, Diaz. Ma dai, 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 ma non è vero, ma non è vero, avevo aperto. Avevo aperto. Sapevo io che dovevo accendere la luce. Lo sapevo che dovevo accendere la luce. Sapevo io. La stronza. Mi tocca rifare anche sto pezzo. Vabbè, non l'ho rifacoltato, quel pezzo sopra non ci dice niente. Ma dai, togliti dal cavo. Ma perché esci così all'improvviso? Bastarda maledetta. Che lurida. Ma adesso esce dal nulla. Prima almeno la vedevo un attimo. Adesso esce proprio dal nulla. Proprio una vecchia lurida. No, no, è random, è random. Cioè, alcuni posti sono chiave, quindi la trovi. Però è randomica. Questo l'abbiamo già visto. I fiammiferi ci servono. Guardala lì, a vecchia, a vecchia. Questa cosa che si spegne sempre. Beh, per scrupolo rileggo ancora i pezzi, ma li ho già letti, per cui non vi risparmio la mia voce stridula. Dai, 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 andiamo avanti, andiamo avanti. No, 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 che arriva la vecchia. Questa fa la ronda qua. Mi è passata di lato, non mi ha visto. Meglio. Però, raga, devo trovare la luce appena entro.
che tra vetro sta mano forte la macchina giocattolo. Qua non c'è la luce qua dentro, questo che cazzo è? Posso venire dall'Africa. Questo abbiamo già letto. Li devo fare in fretta. Dai, ma guarda che stronza! Sì, rischi la pelle anche col fiammifero, solo con la luce elettrica non muore. Guardala là dov'è, ma veramente. Ah, mica mi è passata di lato. Meglio. Mi sa che devo andare per forza da quella parte. Però che palla. Porco Dio. Si spegne ogni 2 secondi sta roba ora. Comunque secondo me qua c'è qualcosa da fare. Secondo me qua c'è qualcosa da fare. Questa cazzo di porta, ma ci mette 2 ore a aprire la porta. Madonna mia, che ansia. No, no, non mi fa. Non mi fa vedere. Mi dice solo che è il corpo del tipo. No, ma cioè, lo sai cos'è la cosa peggiore, Adrià? Che ha le inquadrature veramente pessime. Le inquadrature sono di uno schifo in sto gioco. Accendi sto fiammifero, mica 8 ore. Meno male che ho salvato, raga, meno male. Ma va se mi molla, ma va se mi molla, vieni la luce della luna. Che pena.
Questa cosa, che porta era questa? Questa era quella chiusa. Ok, qua c'erano i due. Ok, perfetto. Devo andare per forza dritto. E poi non so se effettivamente devo andare dritto, eh. Cioè. Se vado giù invece? Vediamo un po'. Ma magari se questo è un gioco che devi girare parecchio, parecchio. Da quello che ho potuto vedere finora. Margaret Venter Cross, Madre Divina. Dai, però mica non puoi, c'erano già 10, poi ti spengono. Ok, credo che di qua non ci sia veramente da fare più niente. Sicuramente c'è qualcosa da fare, però bisogna capire nel tempo che lei fa la ronda, capito? Aspetta, l'unica cosa che mi mandano a male sono proprio le inquadrature. Le inquadrature non le reggo più di tanto. Non mi piacciono, sono fatte male. Bella, Ciacco, grazie dei 50. Ah, e si spegne. Che cazzo? Ah. Magari mi sto perdendo qualcosa, di tutto sto baradan. Davanti. Poi il buio non aiuta. Poi se corro si spreca prima l'accendino lì, il fiammifero. Rabbia, rabbia, rabbia.
Devo capire come fare a seminarla. Vediamo. Che cazzo ti allontani dalla porta? Sei imbecille. Una stanza in fondo l'ho già vista. No, quella è chiusa. Ma basta, basta, mollami. Io devo trovare un modo, secondo me, per accendere la luce. Da qualche parte ci sarà l'interruttore che non vedi, che sento il rumore della luce, ma non riesco a capire dove cazzo sta. Che ti faccio urlare all'infinito, brutta stronza. Vedi, sento il rumore di una tipo di una lampadina o. Adesso guarda, fammi salvare un attimo sta roba qua. Sempre qua sta. Dai, beh. Ci sono due. Adesso provo ad andare. Oh, finché però ti devi muovere, sorella. Non è che puoi stare sempre ferma in un punto, cioè. Sta stronza, figa, che odio. Ah beh, se leggo non mi ammazza. Pezzo bastardo. Classico pezzo bastardo di videogame. Ma dai, ma non puoi uscirmi davanti alla porta così, ma come stai? Oh, poi c'è delle inquadrature. Grazie.
Ok, in teoria è passata, no? Giusto? Dai, staccati da sta cazzo di porta! Guardate la puttana della sua Eva. Cioè, sta lì due ore a aprire una porta. Figa, è chiusa, o la sfondi o te ne vai. Cioè, che cazzo stai lì a fare? Devo arrivarci a quel punto. Vabbè, adesso mi ha inseguito fino a qua. Adesso staremo qua 8 ore e mezza di sto cazzo di punto, perché non riesco a seminare un fantasma. E comunque secondo me, raga, è impossibile che qua non ci sia un interruttore. Anche non funziona, ma un interruttore, un interruttore ci deve essere per forza. Ha chiuso già la porta, quindi lei dovrebbe essere qua, eh? Vedi che sta lì, guarda, la vedete l'ombra della stronza? La vedi l'ombra? Però se non mi attacca qualcosa ci dovrebbe essere da fare qua, eh? Ma vai a fanculo, ma sei davanti al letto di morte di tuo marito! Ma il mio... sì, spegni. L'importante è che gli spengono i fiammiferi. Scusa, ma io le ho già prese queste affari qua. Ciao, fammi salvare un attimo. Almeno guarda, non prendo più quella roba lì, perché mi ha già rotto le balle a prenderla. Mamma mia, oh, ho prese 50 volte. Non credi che fosse un interruttore? Boh, secondo me c'è qualcosa da fare dentro quella stanza. Cioè, non ha senso altrimenti. Cioè, non, altrimenti non ha senso stare in quella stanza. Cioè, che...
Non ha senso, se no. Minchia, che ansia sta stronza, bro. Addio speranza. Dai, veramente, minchia, che palle. E qua per forza qualcosa da fare qua. Vedi, qua ci sono delle fa tipo lo sai quando devi toccare dentro l'interruttore? No, è già aperta la finestra. Ma lei è ancora qua, eh? Vedi che è aperta la finestra. Lei ancora lì, non mi posso neanche più avvicinare al letto. C'è qualche cazzo di roba da fare perché sento le lampadine fanno crr crr crr, come se toccandole si dovessero accendere. No, non salvo che tanto, cioè, sto sprecando tutti. Una porta segreta? Oh. Una porta segreta. William cresce bene, ha la carnagione pallida della salute cagionale di suo padre. Io lo seguo sempre, molto sveglio per essere un bambino di 2 anni. Lo stimolo in tutti i modi, facendogli vivere ogni sorta di esperienza che possa elevare il suo spirito. I dipinti di Turner lo mettono in uno stato di grande eccitazione. Adora Butch. Stranamente gli piacciono le cose amare e passa molto tempo a guardare un dipinto di Gesù. Ho provato a leggere dentro lui per capire se ne varrà la pena.
Sarà forte abbastanza diventare una cosa portante nel nostro mondo? Dio, dammi la forza per combattere questi dubbi. Questa mattina ho visto un lampo nei suoi occhi che mi ha ricordato mio padre. Occhi troppo profondi, come due pozzi d'oscurità. Non mi piace, ti guardano nell'anima, cercano una breccia, un'apertura. Gli ho afferrato il braccio per farlo smettere. Ho visto Harry che mi guardava dalla porta. Mi tiene d'occhio ogni volta che sono col bambino. E c'ha ragione, via. Sapete invece pensare al peccato originale. Ogni secondo è una vittoria, non necessariamente una mia vittoria. Minchia, la vecchia baldracca. Una vecchia lampada senza interruttore. Ok, se l'interruttore sarà qua da qualche parte. Harry è morto oggi. Le ultime parole sono state per William, che ha chiamato a sé in un sussurro. Ha chiesto a Sara di mettere un disco jazz prima di andarsene. Non mi stupisce più niente. Dopo diversi incontri con il consiglio ho deciso di assumere ufficialmente il controllo dell'impresa Vesper. Ho già riscontrato molti problemi nella gestione della compagnia, tutti legati alla natura romantica di Harry. Credo di poter risolvere tutti aumentando i guadagni. Dobbiamo cambiare strategia e prepararci per il futuro. Vesper non sarà più la marca dei poveri. Albany. Ok, dobbiamo prima accendere la cosa. Cazzo, guarda dov'è. Ok, perfetto. Adesso torniamo indietro calmi, calmi, torniamo indietro molto, molto calmi. Ok, lasciamola qua un attimo. Non un buon segno, quindi dobbiamo trovare la chiave. La luce di te uccide le ombre, i doppini di Margaret l'hanno capito, e sabato non ogni apparecchiatura in elettricità nel mio possesso, a notte fonda, i cavi saltano. È un gioco crudele fatto apposta per sfiancarmi. Sta funzionando, ormai non dormo quasi più. Oh, aspetta, devo spostare. Ok. Qui è inquietante sti rumorini di merda che fanno. Non ce la fai a schiacciare un cazzo di interruttore di questa roba qua? Non vedevi niente. Ma se l'ho girata apposta, come fai a non vedere niente? Ciao bella. È entrata di merda.
No, sono abbastanza tranquillo. Un gioco un po' particolare. Ok. La lasciamo qua per ora, così che mi pare una buona cosa. Ma che cazzo dici che è troppo buio per vedere? Vabbè. Oggi mi hanno presentato il figlio di Vesper, che diverrà mio marito, sigillando le nostre famiglie. Nonostante l'enorme successo della loro industria tessile, quell'uomo Harry non mi ha mai trasmesso alcuna forza. Il suo sangue sembra debole, non è alto e non avrebbe un briccio di eleganza se il suo sarto non fosse tanto bravo. Eppure la nostra epoca d'oro è ormai passata e questa gente ci serve per ritrovare il nostro potere, ci serve per ritrovare il nostro potere, la nostra influenza. Il popolo rispetta solo chi ha i soldi, santa verità. Questa alleanza porterà i Vesper a livello delle più grandi antiche famiglie di Boston. La loro impresa ora nel pantano della politica fiorirà ancora di più. Non riesco a non sentirmi superiore a quest'uomo, con i suoi occhi da cane fedele. La sua voce copre appena il sussurro del mare. Tra un paio di mesi saremo sposati. Il pensiero mi lascia indifferente, ma mi offrirò volentieri in sacrificio. Brucerò la mia carne per garantire la nostra resurrezione. Giocassi un po' di tempo fa un gioco simile a questo? Non è malvagio, non è malvagio. Niente, chiusa anche sta cazzo di porta. Ah, guarda qua cosa ho trovato. Ok, devo spostare la luce qua. Vediamo cosa troviamo. Ah. Ok, abbiamo una chiave. Il crocifisso. Due erano le chiavi. Vita di me. Dai, devo salvare, ragazzi. Devo salvare, se mi devo rifare sto cazzo di pezzo. E ho zero voglia. L'interruttore non funzionava. Oh, signore. Signora Adam, il signor Aurbecce la riceverà venerdì prossimo alle 20 presso la sua casa di 36 Fairmont Street a Black Lake. Come l'ho detto nel nostro primo incontro, è un uomo importante. I suoi momenti di relax sono fondamentali per lui tanto quanto le riunioni d'affari, ed è mia responsabilità assicurarmi che tutto vada per il meglio. Non c'è bisogno che le ricordi che in questi tempi difficili la riconoscenza di un uomo come lui può cambiare la vita. Ci aspettiamo che si presenti in condizioni igieniche impeccabili e che si dedichi interamente al suo divertimento. Dovrà contentare ogni sua richiesta, non faccia tardi. Il vecchio porcello. Ok. La musica è una parte importante della vita della famiglia Vesper. Un po' la faccia strana lei, eh?
Vero, what was she trying vero. To do when she jumped? To put an end to a dream she seemed sentenced to live again and again? To give me proof vero, she vero, un po' me? Di Jessica Rabbit. Just like her, I wanted to escape. But I wanted to escape with her. Sì, un po' porcona lo è, effettivamente, da quello che ho potuto capire. Ok. Voglio ringraziare nuovamente per il carry-on, in Bella Vista in Srotto. Ho mandato a memoria la sua deliziosa melodia per potermela sentire anche nei sogni, per vederti anche nel sonno. Dormo pochissimo, le tue visite notturne sono una benedizione, sei un talismano che mi protegge dagli incubi. Mi hai detto che il brano che ho scritto per te, Serenata per la figlia della luna, ti ha salvato. Non posso credere che fossi tu che fossi sul punto di toglierti la vita, sei la mia arte. E io credevo vana, a un tale effetto di te, allora continuerò a scrivere per te, per tenerti in vita, perché quella vita sia migliore. Ho messo lo spartito sicuro dentro il carrion, così che le nostre voci possano continuare a cantare insieme al calar del buio. Zoide questo, pazzo. Ho capito, ma la chiave del carrion io non ce l'ho. Io ho sempre temuto, le dovute come ragni sulla tastiera. Che diez. Alimento dei pianeti, questo libro è stato... Ok. Dov'è la... Ci sarà qualcos'altro da vedere qua, sicuro. Tutto qua, non c'è niente da vedere. Ah, guarda l'alignamento dei pianeti. Che cazzo è? Taglio cerchio, taglio pieno cerchio. Che altro da vedere qua dentro? Ho capito, non mi voglio buttare, non devo continuare a... Non mi butto! Taci, oggi compio 16 anni, cado un fiocco di neve, solo in giardino tremo. La sento cadere lieve, sui capelli biondi sulla mia mano. Papà suona il piano, mi chiama Calypso, come il fiore dei fiordi. Mi dice, canta un kvindin. Vabbè. Per la primavera che ti ha visto germogliare, da ramo a splendida pianta, taci, canta, nevica in giardino, sussurri come fiocchi, cado sulle vecchie mani di mio padre, il musicista, bacio la sua guancia e cammino nel bosco, beata. Taci, canta, mi hai già rotto il cazzo. ho sempre odiato le poesie, non comincerò adesso. Se avessi... Ok. Il cammino è giù. Non so adesso se c'è il cammino. Ma la posso prendere? No? Quindi devo tornare giù? Bastarda, slurida, luridissima. Voglio dire, qui lì c'è una porta, giusto? Ok, lì c'è una porta, vediamo se si apre quella porta là.
Ma come era troppo buio, fratello? Si spegne anche, ma dai, ce ne sono due di fiammiferi. Perché non si apre questa porta qua? Questa abbiamo già letto. Vabbè, ma io devo scendere adesso. Come faccio a scendere? Non c'è un cammino qua dentro. Libri sulle ultime tendenze in campo di moda. Crocifissi già non mancano. Qua non c'è il cammino, vero? Vabbè, c'è uno di fiammifero, sorella. Eh sì, uno. Zero. Volevo dire zero fiammiferi. Ma c'è un pugnale incastrato addosso? Aspetta un attimo. Un crocifisso. Va. Secondo me è ancora nell'altra stanza. Però, essendo senza mica senza fiammiferi. Morto. Basta, dove cazzo vado? Fiammiferi! Fiammiferi! Dai, dai, mica guarda che vita di merda! Babbo, raga, che rosicata. Che rosicata, che rosicata. Che rosicata. Che ne sono fatte? Ne sei 10, devo andare a lavorare. Vabbè, raga, dai, continuiamo domani pomeriggio il titolo. Ci becchiamo stasera alle 21:30, ok? Bella gente, un bacione grosso grosso, mi vado a mangiare due cose e a lavorare un pochettino. Grazie delle donazioni, grazie ai like, grazie ai follow, grazie, un bacione, bella bella bella. Non perdetevi stasera Apex e il 3 dell'Ave Maria. Ciao belli, a più tardi.